Dialogo aperto fra la Wiltemp e la Regione Calabria sulla vicenda relativa ai tirocinanti, ovvero 7.000 persone circa impiegati nei comuni e nei ministeri che attualmente non hanno un lavoro. Da mesi il sindacato sta lavorando per una risoluzione della vicenda e domani è previsto un nuovo incontro. Attualmente la situazione è quella di tanti lavoratori che purtroppo cercano un lavoro e non ce l'hanno. Noi con la Regione Calabria stiamo cercando di discutere per trovare la giusta soluzione affinché innanzitutto non si interrompa un percorso e due affinché si trovino le giuste soluzioni per avviare queste persone a un lavoro vero, perché questo è il nostro obiettivo, creare le condizioni affinché queste persone lavorino. Logicamente nel frattempo che si arrivi a questo tanto agognato lavoro, noi vogliamo che queste persone continuino ad avere un minimo per sopravvivere, perché di questo si tratta. Quando si dà 500 euro al mese a una persona, a fronte di 80 ore mensili, gli si dà il minimo indispensabile per sopravvivere, tant'è vero che noi siamo anche dall'idea che necessita anche aumentare l'indennizzo di questa fase transitoria. Ma quello dei tirocinanti, secondo la Wiltemp, è solo la punta dell'iceberg in una regione che necessita di interventi risolutivi. Noi in Calabria abbiamo una condizione occupazionale pessima. Gli ultimi dati ISFOL vedono 2 milioni di persone che negli ultimi 15 anni hanno abbandonato il meridione, vedono un meno 4% di PIL sul meridione, e c'è un meridione nel meridione che si chiama Calabria. Io penso che adesso sia arrivato il momento per dare una svolta a tutto questo. Basta anche le chiacchiere, basta anche i comizi dove praticamente si promettono cose impossibili. È necessario in Calabria un investimento chiaro affinché le persone possano iniziare a fare una vita normale. Necessitano le infrastrutture, necessitano investimenti affinché le imprese possano nascere in Calabria per dare risposta occupazionale alle tante persone che purtroppo un lavoro non l'hanno mai avuto, a tante persone che sono costrette ad emigrare, a tanti giovani che una volta laureati se ne vanno via. Le infrastrutture, le strade, le aziende, le imprese, il lavoro, questo è quello che necessita in Calabria. È inutile parlare di altro.